Allora, buongiorno a tutti e bentornati. Sappiamo che nei giorni scorsi è morto un importante scrittore, Luis Sepúlveda, che è conosciuto in tutto il mondo per uno dei tanti libri che ha scritto, La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. Qui leggiamo una trama di questo libro. E leggiamo insieme la storia della gabbianella e il gatto è ambientata ad Amburgo in Germania. Uno stormo di gabbiani è quella parola che ci dice insieme, di gabbiani che vivono insieme e che volano durante la migrazione. Tornando dalla migrazione si trova purtroppo in mezzo ad un'enorme chiazza di petrolio riversatasi nel mare. La gabbianella, Kenga, mentre pesca, si trova in mezzo al nero e appiccicoso liquido oleoso e fortunatamente riesce a liberarsi e dopo il suo ultimo volo atterra nel giardino dove vive Zorba, un grosso gatto nero dal cuore buono. Lì depone il suo uovo e allo stremo delle sue forze, quindi allo stremo significa alla fine delle sue forze, chiede a Zorba di farle tre promesse. 1. Evitare di mangiare l'uovo. 2. Prendersi cura del piccolo che nascerà. E 3. La più importante direi, insegnargli a volare. Zorba mantiene tutte le sue promesse. Ora andiamo a coniugare il verbo volare. Allora, il presente indicativo è io. Volo. Tu voli. Lui vola. Noi voliamo. Volate. Volano. Allora, volare è un verbo di prima coniugazione. Perché? Perché finisce in are. E il presente indicativo è, tolgo la desinenza della prima coniugazione e metto la O. Io volo, tu voli, lui vola, noi voliamo. Vedete? Di nuovo c'è questa I che si guadagna nei verbi al presente prima persona plurale. Voi volate, loro volano. Come formo il passato prossimo? Allora, qual è la regola? Il passato prossimo è formato da due parti, la prima parte e la seconda parte, unite insieme. Quali sono? La prima parte è o il verbo avere o il verbo essere più il participio passato di ogni verbo. In questo caso il participio passato del verbo volare sarà io ho volato, tu hai volato, lui ha volato, noi abbiamo volato, voi avete volato, loro hanno volato. Il passato prossimo è un verbo al passato, un passato vicino ovviamente. Il futuro invece appartiene al domani, all'azione che non è successa e quindi sarà io volerò. Accento sulla O. Tu volerai. Lui volerà. Accento sulla A. Noi voleremo. Voi volerete. Loro voleranno. La terza persona plurale al futuro acquista la doppia N. Loro voleranno. Loro mangeranno. Loro dormiranno. L'accento è più forte perché? Perché
acquista una doppia N. Ok? Aspetto le vostre frasi.